Eccoci Fabio, quindi con te cercheremo un po' di capire quello che è lo stile dell'allenatore moderno, che tu lo rappresenti, diciamo, più di tutti, no? Con questa esperienza che hai fatto, che stai facendo lì in Cina e che quindi ti ha messo alla prova da tanti punti di vista, no? Certo. Beh, non hai sicuramente bisogno di presentazioni per quello che è stato il tuo percorso da giocatore, però ne approfittiamo giusto per chiederti come è avvenuto il cambio, no? Da giocatore a poi all'idea di allenare. Ma io inizialmente, come quasi tutti quelli che giocano a calcio, che giocavano quando giocavo a calcio, tutto mi sarei immaginato nella mia vita tranne quello di fare allenatore. Ma perché? Perché comunque da calciatore ho dato tanto, nel senso sono stato molto impegnato e io ricordo gli ultimi 7-8 anni di carriera da calciatore, praticamente io giocavo, dormivo, mangiavo, e viaggiavo e basta. Quindi veramente non vedevo l'ora di smettere. E quindi per me il calcio era, l'obiettivo era quello di fare il direttore sportivo. Infatti feci il corso a Coverciano sia di quello di allenatore che anche quello da direttore sportivo. E infatti la mia esperienza poi a Dubai, iniziò come sport advisor al mio presidente lì all'Al Ahly a Dubai, e poi l'ultimo anno mi venne questa idea. Ma perché? Perché durante gli allenamenti io avevo preso Quique Flores come allenatore, lo spagnolo, e un bravissimo ragazzo, bravissimo allenatore, e però mi rendevo conto che diventavo sempre più curioso. E fino poi a rendermi conto che stavo diventando magari pesante. A un certo punto, poi fine campionato, vincemmo quell'anno lì, comunque vincemmo due trofei. Cambiammo chicche, arrivò un allenatore rumeno, Oli Cosimin, che adesso è al Suning, un allenatore che in quegli anni lì negli Emirati era molto quotato. Vincemmo quattro trofei quell'anno con lui. A inizio stagione parlai col mio presidente, dissi: Press, ma mi manca, ho un anno ancora di contratto, però mi si è accesa una fiamma dentro e vorrei provare a fare l'allenatore. Però, che ne dici? Mi piacerebbe iniziare come collaboratore. Secondo te si può fare? E lui disse: Guarda, Fabio, parla con Oli, vedi lui cosa ti dice. E poi io attaccai il telefono, parlai con Oli, era un ragazzo eccezionale, lui, sai, magari tanti l'avrebbero presa come un qualcosa, un problema, perché sai, comunque vieni come assistente, hai un ex giocatore di un certo livello che è stato quello che ti ha portato lì come l'allenatore, e lui invece disse: No, no, per me è un grande onore, un grande piacere, e così iniziai a fare l'assistente.